Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di Nuova Sicilia. La Corte di Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo per omicidio Pietro Monreale, di 21 anni, di Caccamo, in provincia di Palermo. È accusato di aver assassinato la fidanzata Roberta Siragusa, di soli 17 anni, la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2020. Il ragazzo avrebbe colpito con un sasso Roberta tramortendola, poi le avrebbe dato fuoco con della benzina e l'avrebbe guardata bruciare per 5 interminabili minuti. D'intesa con il presidente della regione Renato Schifani, si lavorerà ad una legge regionale che ripristini l'elezione di primo grado dei presidenti delle province e dei consiglieri, così come avveniva in precedenza. Totò Cuffaro e gli altri membri sono stati sempre favorevoli ad un'elezione diretta che renda direttamente partecipi i cittadini e non ad un voto di secondo grado. Due detenuti dell'Istituto Penale per minorenni di Palermo sono venuti alle mani durante il pranzo nel refettorio e uno di loro ha colpito l'altro con il vassoio portapietanze, provocandogli serie lesioni. A dare la notizia il segretario del SAP, Donato Capesce, secondo cui la situazione nell'istituto è davvero tesa per l'alta presenza di detenuti maggiorenni. Giorni complessi per Carmelo Caccamo, l'attore e cabarettista catanese ricoverato al Policlinico di Catania per una sospetta embolia. Caccamo ha voluto tranquillizzare numerosi fan che lo seguono con affetto, in particolare sulle sue pagine social, nelle quali ha voluto mandare un messaggio ai propri sostenitori ringraziando la tanta vicinanza manifestata. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.